Atomic City, prendi fiato, dai, dai. Le 807 siete in onda su Radio DJ. Dai, base Radio Verità, dai, mettila subito. Ma comunque, te lo posso dire, tutto sudato. Ci stiamo cadendo tutti. Sempre il solito preambolo: noi siamo ospiti negli studi di Radio Capita perché il nostro a breve 2023, sì, speriamo, sì, sarà pronto, no? Sì. Insieme al ponte sullo stretto, però siamo almeno uno ed è tutto uguale qua. Ragazzi, partiamo da qua. Il mio peggior incubo è quello di perdermi e di essere lasciato da solo. Sai, tipo che so, la classica cosa, quella di nell'area di sosta, perché da bambino una volta rimasi fuori da scuola 2 ore perché non si erano messi d'accordo mia mamma e mio zio, e io pensavo sinceramente che mi avessero lasciato lì. Cioè, quando tu sei bambino dici ma non verrà più nessuno. Il mio peggior incubo, e quindi è 10 minuti che giro aprendo porte a casa dicendo ma dove sono? Al momento è ancora tutto anonimo perché è tutto nuovo, appena rifatto, non ci sono loghi, non c'è niente, quindi. Come Valentina Ricci a Riccione, mi avete rimasto solo. Qual è il vostro peggior incubo? Il mio, allora, quello ricorrente è di arrivare a una festa a festa finita, e quindi arrivo là messaggiamo e sono andati via tutti. Ragazzi, ma almeno il regalo, la torta, la pulizia, zero. Giorgio perdere il tutto delle istruzioni, no? Io facevo un incubo da ragazzo che è assolutamente improponibile che possa accadere, cioè su una spiaggia inseguito da un tirannosauro. E quindi mi svegliavo tutto sudato, ma poi dicevo tutto sudato. Ma di che devo avere poi? Ma dov'è l'incubo? Io invece ho un incubo che è strettamente legato a quello di cui andremo a discorrere tra breve. Cioè, io ho 56 anni, sono nella mia attuale condizione, esco di casa, dalla mia casa di Casale Monferrato, e qualcuno mi dice: guarda che sei interrogato di fisica. No! E io dico: ma non sono preparato, perché non la studio da 35 anni. Se c'è qualcuno al 342-0000-700 che si intende di psicologia, ok? Stella, ci spiega perché uno degli incubi più ricorrenti, se parli in giro con un gruppo di amici, vedrete che c'è sempre qualcuno che dice: sogno di rifare l'esame di maturità. Quello è proprio l'incubo proprio ricorrente. È un incubo che riviveranno. Esatto, l'hanno rivissuto, lo stanno rivivendo proprio in questi giorni, ieri, oggi e ancora domani. È la storia del film Immaturi, se non erro. Identica. A Spadafora, nel messinese, i ragazzi... Come hai detto? Spadafora. No. Si dice Spadafora. Grazie, perdonami. A Spadafora, nel messinese. Nel messinese. I ragazzi della quinta linguistico del liceo Galileo Galilei, sono tornati sui banchi di scuola per ripetere le prove orali e degli esami di maturità per problemi di irregolarità nel comportamento di un insegnante che aveva in qualche modo aiutato in una maniera... Parrebbe che l'insegnante avesse anticipato... Su gruppo WhatsApp, in cui era esclusa la ragazza che ha fatto i genitori della ragazza hanno fatto ricorso, hanno avuto ragione dal ministero. E quindi sarà ben voluta la ragazza a questo punto, povera, poi doppiamente sfavorita. Anche perché il caso ha voluto che l'ultimo orale sarà il suo, cioè lei domani, che lo hanno fatto apposta per non avere gli altri dopo, e quindi sarà l'ultima, gli altri andati via a porte chiuse. Tra l'altro alcuni erano già partiti per vacanze studio, già iscritti all'università, quindi hanno dovuto rifare tutto. Io la maturità la rifaccio, ma solo se mi rifanno fare tutto il quinto anno, che è stato divertente, gita compresa. Se io mi vedo io con i miei compagni a 52 anni tutti a Parigi, quello sarebbe bello, però non è un incubo, quello è un sogno. Quanto mi sono divertito al liceo, ciao la Cortellesi. Infatti per la nostra generazione non è stato un vero e proprio incubo. Patrizio, incubo ricorrente, questa della maturità per te è stato un incubo? Diciamo che se capitasse a me sarebbe veramente tragico. Anche perché mi sono diplomato per culo. E ricordiamo biondo, vestito da Eminem. E invece un ricordo non positivo anche quello di Veronica, se ho capito bene. Sì, perché il nostro commissario esterno di filosofia mise a tutti bassissimo. Perché aveva deciso che non ci avevano insegnato bene la filosofia, quindi chiaramente avevamo scritto tutti la stessa cosa. Quello ovviamente ha abbassato la media a tutti, poi ha litigato con la commissione prima del mio esame, cioè è andata via. Io ho dovuto aspettare che lei tornasse e che facessero pace. Sei offesa. Immaginate com'è andato il mio esame. Non credo ci siamo stati dei 100. Io credo che tutti quanti
abbiamo comunque vivido il ricordo del giorno della maturità, ma soprattutto vividerrimo il ricordo della notte prima degli esami. Che bello poter mettere fuori stagione questa. Ma che fuori stagione? Ce ne stanno 11 che devono tenere l'esame, quindi è tutta per loro. No, beh, alcuni hanno fatto. L'hanno già fatto. I 5 che devono essere interrogati domani, ragazzi, arriva Antonello Venditti, 1984. Io mi ricordo, caro Antonello, e noi ce lo ricordiamo tutti quanti. Oddio, se dovessi fare adesso l'esame di maturità, non è che mi ricorderei proprio tutto, tutto. Non mi ricordo neanche le materie che ho portato. Quelle sì. Io mi ricordo.